Nicola, che vi parlerà brevemente di sé, ci parla di Lean Startup Metrics and Analytics. Ok. Vai Nicola, a te. Ciao a tutti, innanzitutto grazie, siete un po' tanti secondo me, non so se avete capito bene il tema, che non è dei più divertenti in assoluto, sarà un po' noioso, però vabbè, io vi ho avvertito. Sono Nicola, 32 anni, sto facendo una startup che si chiama Blooming, e quindi quello di cui vado a parlare sono un po' di esperienze su cui mi trovo proprio adesso a dover capire meglio alcuni temi legati proprio ai numeri effettivi e saperli interpretare bene per poi andare avanti con la startup e quindi riuscire, diciamo, a portare a termine il progetto nelle sue varie fasi future. E in generale, diciamo, la Lean Startup si basa su un principio base del Customer Development di Steve Blank, che è quello di uscire fuori, no? Quindi di uscire fuori dal proprio ufficio, di non mettersi subito a scrivere il codice, parlando di software, come immagino la maggior parte di voi sia, di cui sia esperta. Ma è quella di andare fuori e parlare con i propri clienti, no? Quindi riuscire a parlare, poi c'è tutta quanta una teoria dietro che chiaramente non fa parte di questo talk, che do per chi la conosce già per scontata, altrimenti è una cosa che si può vedere ed è indipendente, diciamo così, parallela a questo, no? Il problema di fondo è che però se uno guarda soltanto la teoria è difficile poi mettere in pratica effettivamente cosa andare a combinare, no? Quindi come riuscire a capire i numeri giusti, come riuscire a capire i feedback degli utenti, come riuscire ad andare avanti. Quindi cosa faccio, cioè, in realtà, per poter capire bene quello che sta succedendo nel servizio? Posso vedere delle metriche, ad esempio una timeline, la classica timeline è qualcosa che mi può dire il numero di utenti che piano piano progressivamente ho mese per mese. Sfortunatamente questo tipo di metriche hanno il problema che sono comunque sempre positive per definizione, perché saranno sempre in alto verso destra, perché avrò sempre un numero che sarà nel caso peggiore uguale a quello del mese precedente, e tipicamente è difficile che non sia un po' meglio, no? Anche Google Analytics non mi dà proprio così un'idea precisa di quello che sta succedendo, sono cosiddette appunto vanity metrics, perché sono metriche su cui se effettivamente si impiegano dei numeri posso dire che è bello, però non è che posso dire molto di più di questo. Effettivamente alcune particolari funzioni possono essere un po' come una droga. Oppure altre metriche sono quelle che si leggono su vari TechCrunch della situazione, no? Tipo la società tal d'Italia ha preso 5 milioni di dollari, oppure l'altra società ha fatto 10 milioni di utenti, come Google Plus ad esempio, ha fatto 10 milioni di utenti nelle prime 2 settimane, ma poi questo è effettivamente un numero che rappresenta la bontà del servizio, è un numero che rappresenta il fatto che le cose funzionino davvero? Quindi in realtà, diciamo, occorrono altri tipi di metriche, no? Per riuscire a capire se le cose effettivamente possono funzionare. Quindi innanzitutto prima una definizione di cos'è una startup, che è un, diciamo, esperimento, un'istituzione fatta di persone soprattutto, in delle condizioni di grande incertezza rispetto a un'azienda normale. Chiaramente non so dove andrò a parare, perché non ho uno storico dietro, non ho delle previsioni su dati spesso e volentieri esistenti, magari sono in un nuovo mercato, e quindi, diciamo, in generale è un qualcosa che deve trasformare delle idee, mie idee che ho, in dei prodotti in generale, diciamo nel nostro caso prodotti software o prodotti internet. Cos'è una startup Lean in particolare? Quindi se voglio adottare delle metodologie Lean, fondamentalmente realizzare un processo rigoroso da un piano iniziale a un piano che funziona, o magari più piani iniziali, secondo iterazioni successive, fino a qualcosa effettivamente di funzionante. Quindi quali sono però le metriche che funzionano se quelle che abbiamo detto prima non funzionano effettivamente bene? Effettivamente un esempio può essere proprio Facebook, no? Tante volte si dice Facebook non ha fatto revenue, non aveva un modello di business, come ha fatto a prendere i soldi, tutte queste robe qua. Effettivamente Facebook ha preso i primi 500.000 dollari dal fondatore di PayPal quando aveva, diciamo, sulla 150.000 utenti, poco o niente chiaramente fatturato, e tanti competitor. All'epoca c'era MySpace che aveva milioni di utenti, era molto noto, no? Quindi sulla carta, effettivamente, basandosi soltanto sulle vanity metrics, uno potrebbe dire: ma perché uno doveva dare soldi a questi qua? Effettivamente Facebook aveva delle metriche lean, chiamiamole, che davano un senso a quello che era la grandezza del servizio che poi ha dimostrato. Da subito, istantaneamente, il 75% degli utenti ci andava più volte al giorno a utilizzare il social network.
Addirittura avevano una statistica che ogni volta che lanciavano il servizio in una nuova università, all'inizio la strategia era di lanciare il servizio università per università, il 90% degli studenti si iscrivevano nel giro di un mese. Quindi queste erano cose effettivamente che davano un senso, erano metriche molto diverse dal dire 150.000 utenti, valgono molto di più 150.000 utenti con queste metriche che aver detto 5 milioni di utenti, no? Quindi fondamentalmente, se mi perdere un'altra definizione, ce ne saranno molte, Roberto, le buone metriche sono metriche che possono avere quindi un'azione effettiva, che possono essere diciamo capite da tutti e accessibili a qualunque altro componente dell'azienda, quindi non devono essere una cosa solo per tech, ma devono essere una cosa che capisce anche la parte business, marketing, customer care e così via. Effettivamente questa è una definizione interessante in particolare di quella che è un actionable metric di Ashmoria, che sono fondamentalmente qualcosa che porta azioni ripetute attraverso dei risultati osservabili, quindi un qualcosa che posso mappare all'interno di uno schema, di un report, di un semplice foglio Excel, comunque qualcosa che abbia dei dati effettivi. Quindi parliamo sempre poi alla fine di dati che devono andare da qualche parte e avere un significato. Come faccio effettivamente a prendere dei dati e poterli mettere da qualche parte? Ci sono diverse tecniche. Diciamo, una delle più semplici è l'A/B testing, che probabilmente la maggior parte di voi conosce o ha già usato. Questo è un esempio banale che abbiamo fatto recentemente. La cosa più semplice che si può fare è prendere un'intera pagina e metterla in test con una sua nuova versione. Chiaramente quello che è importante però è definire un obiettivo, quindi se io voglio testare se la vecchia home page in questo caso è meglio della nuova, vuol dire che devo sapere esattamente cosa vado a misurare, quindi un qualcosa che mi dia il senso se la cosa va bene o no. Sicuramente non sono i visitatori, che non posso neanche controllare in questo caso, ma in questo caso particolare ci siamo detti vogliamo vedere quali sono se effettivamente porta più sign up, quindi più iscrizioni la vecchia home page oppure la nuova che pensiamo possa farlo. Effettivamente tutto si basa sul fatto che non possiamo sapere a priori se la realizzazione delle nostre idee sia un qualcosa che poi gli utenti capiscono e soprattutto se apprezzano come noi pensiamo. Occorre sempre darci degli obiettivi e misurare se quello che abbiamo pensato è corretto o no, altrimenti si muore, diciamo, delle proprie convinzioni senza riuscire poi a trarre davvero dei risultati. E alla fine diventa quasi una droga questa, perché poi se uno si abitua a fare effettivamente dei test su ogni cosa, li vuole fare per rendersi conto se effettivamente aveva ragione, no? Piuttosto che restare nel dubbio. Ci possono essere anche dei gol secondari, come il fatto in questo caso di dire, va bene, voglio comunque che quelli che arrivano lì, se non vogliono effettivamente registrarsi, magari acquistino qualcosa. Noi siamo una piattaforma, diciamo un servizio di e-commerce per vendere online, di conseguenza uno può arrivare anche per acquistare, anche se per noi è secondario. Esiste un qualcosa di più complesso, no? A/B testing è proprio A/B, perché ho una versione A di una cosa e una versione B. Può essere un cambio radicale come questo, possono essere parti specifiche di una pagina, quindi voglio cambiare ad esempio soltanto il colore del testo. Il testing multivariato invece è un testing più complesso, che riguarda il fatto di avere varie parti di una stessa pagina o più versioni, diciamo, di una feature particolare che abbiamo nel nostro servizio, che portano quindi risultati che possono essere evidentemente diversi. È molto interessante questo esempio del testing multivariato in Google, perché questa è stata la dichiarazione di un designer che fondamentalmente si è sentito un po' perso nella sua creatività, arrivando addirittura a dover testare 41 tipi diversi di blu per il servizio base di Google, cioè il motore di ricerca. Quindi chiaramente non si sentiva di poter operare bene in un contesto del genere come designer, che, diciamo, ha un certo margine di bisogna trovare un equilibrio tra effettivamente la creatività con i dati effettivi, no? L'ingegneria. Quindi questo chiaramente era una cosa che partiva da un tono più chiaro a quello più scuro, fino a 41 tipi diversi. Queste cose effettivamente portano anche dei risultati, Google non è stupida, cioè, quindi si è fatto qualcosa del genere perché un senso c'era. Sono però risultati complessi da capire, sono test lunghi, è un qualcosa che non, certamente non si può fare dalla sera alla mattina.
tutto questo poi alla fine per trovare un blue che fosse meglio di quello di Bing. E la cosa interessante è stata che effettivamente la dichiarazione di un product manager di Bing è stata che questo blu effettivamente ha valso la bellezza di 80 milioni di dollari. Quindi poi queste cose effettivamente poi misurarle significa dover trovare dei risultati effettivi anche nel business, no? Se le cose funzionano. Ma anche se non funzionano, la cosa buona è capire che non funzionano subito e tornare indietro o fare un'altra prova. Il concetto dei funnel è un qualcosa che è legato sempre fortemente all'importanza delle metriche, che è, come sapete, il web in generale è un servizio internet basato su tanti step. Devo far arrivare gli utenti nel mio sito, devono capire cos'è, si possono iscrivere o no, una volta che si sono iscritti possono fare una prima azione, se fanno questa poi possono andare avanti a fare la seconda e così via. Chiaramente in tutti questi pezzi si perde, cioè diciamo in tutti questi step si possono perdere ogni volta, diciamo così, dei pezzi, e quindi non è che si arrivano, non si può arrivare sempre, diciamo, a un imbuto che si va a stringere. La cosa interessante è il fatto che effettivamente il 98% delle persone che visitano un sito non ci torneranno più, e di conseguenza, diciamo così, per sottrazione, la media delle conversioni di utenti che visitano un sito in effettivi clienti, che possono essere magari sign up per un servizio freemium piuttosto che l'acquisto in un sito di e-commerce e così via, si attesta in America intorno al 2%. Significa che comunque è solo una minima parte degli utenti che riusciamo a coinvolgere, che riusciamo a prendere. Quindi questo l'abbiamo già detto, questo qui è un esempio, diciamo, di funnel dove ho il 100%, dato il 100% degli utenti che visitano chiaramente il mio sito, solo una parte effettivamente può fare un sign up per una trial, solo una parte poi usa questo account, solo una parte diventano utenti attivi, cioè che usano magari il servizio ripetutamente per i prossimi 3 mesi, solo la metà di questi magari lo acquistano, e quelli che possono ritenere utenti di lungo periodo, quindi che stanno con me per anni, sono ancora una minima parte. Quindi tutto questo è perché in ognuno di questi step ci dobbiamo andare a concentrare a come fare per ottimizzare l'arrivo allo step successivo, quindi riuscire a cercare di ottenere il massimo. Questo è chiaramente un esempio, questi dati possono variare da servizio a servizio ovviamente. La soluzione quindi è cercare di prendere, diciamo di andare al punto in cui io posso avere più controllo, quindi a cercare di convertire il maggior numero di visitatori in clienti. Come? Lo vediamo. Perché effettivamente qui stiamo parlando più di marketing che di tecnologia, no? E il marketing online sta cambiando radicalmente. Ci ricordiamo che diciamo 10-15 anni fa, all'epoca pre-bolla, nella prima era delle dot-com, si pensava più al fatto di fare, erano proprio, si era basati esclusivamente sulle vanity metrics, no? Magari qualcuno se lo ricorda che ha passato. Però cioè, si pensava a fare soltanto dei numeri, quello che contava è avere un certo numero di clienti nel sito, e eravamo tutti contenti, quindi non c'era neanche il concetto di conversione. Poi si è passata una certa evoluzione negli ultimi anni, dove si pensa magari di più a quello che può succedere, a come fare a prendere questi clienti, a come fare che il traffico generato sul sito sia un traffico cosiddetto qualificato, quindi non vedo solo un numero esclusivo che è il numero di utenti che arrivano sul sito, ma da dove arrivano? Arrivano degli utenti che effettivamente sono da una sorgente interessata al servizio. Ad esempio, se faccio un sito di e-commerce nel campo della moda, sono più interessato a utenti che arrivano dai fashion blog che utenti che arrivano dalla home page del Corriere, per esempio, no? E quindi a prendere più leads. Invece, diciamo, l'online marketing 3.0 è basato sul life cycle, quindi sul fatto di pensare alle persone più che a leads, e a preoccuparsi di più delle conversioni, non di acquisire nuovi utenti, e quindi a pensare all'engagement e a stare più intorno a quelli che possono essere i propri clienti, nel farli effettivamente diventare utenti paganti e affezionati al servizio il più possibile. Quindi questo è un altro modo di vedere la cosa, quindi diciamo è un'evoluzione un po' di quello che c'è stato nel tempo, di non pensare minimamente a quello che è il mio tipo di utente, ad avere poi un utente che è interessato. Questo lo possiamo vedere anche come un funnel, no?
poi diciamo l'utente che usa per la prima volta il mio prodotto, fino all'utente che ne fa un uso regolare e arrivare poi alla fine a un utente che è appassionato effettivamente del mio servizio. Il marketing iniziale, diciamo quello che abbiamo detto, outbound marketing, si concentrava sul primo, sulla prima parte, no? Sull'utente che arriva nel servizio. L'evoluzione successiva si è basata sull'utente che è interessato al servizio, quindi andare a prendere gli utenti che possono essere più interessati al mio servizio. Quello che invece è importante oggi è quello di targetizzare in generale utenti che possono farne un uso regolare o che possono essere appassionati, proprio perché è la cosa su cui posso avere più controllo nel funnel. Voi fermatevi, se qualcuno ha delle domande fermatevi pure. Effettivamente tutto questo è l'unione di customer analytics, quindi di riuscire a capire il comportamento dei propri clienti, il customer service, che nei servizi che sicuramente la maggior parte di voi usano è sempre più importante ultimamente, viene valutato tra le cose che contano di più nel restare su un servizio piuttosto che andare su un altro, e marketing. Come posso fare per ottimizzare tutto questo? Quello che importa è ottimizzare i propri canali di marketing imparando dai dati, no? Quindi avendo dei framework per riuscire a capire i dati. Anche analytics generiche, l'A/B testing, non sono effettivamente una risposta, diciamo, del tutto completa a questo. Quello che è importante è riuscire a capire i propri dati quantitativi e qualitativi messi insieme per cercare di testare le proprie assunzioni. Quindi sempre ritorniamo al punto di partenza, no? Ho delle idee, devo capire se effettivamente queste cose funzionano. E quello che è importante è provare o cercare di capire se non funzionano le proprie assunzioni velocemente, quindi è una cosa che devo fare subito. Bisogna stare molto attenti al testing multivariato che abbiamo visto prima in Google, perché Google solo può permettere a una grande azienda tante risorse. Una startup può avere delle grandi difficoltà perché potete immaginare quanto possa essere più lungo riuscire a fare dei test su 41 diverse versioni di una pagina. Ma perché questo? Perché una grande azienda si può concentrare sull'ottimizzare una situazione attuale in cui sono e quindi riuscire a trovare il massimo dove sono. Una startup deve riuscire a trovare l'altra montagna, quindi riuscire a scalare l'altra montagna ancora più alta. Io qui, fino a quando sono qui, non posso proprio vederla, posso solo rendermi conto di quella che è la vetta nella montagna dove sono, no? Mentre invece se posso andare a livello successivo, lo posso fare solo attraverso un cambio di idee che devo testare, quindi andare sempre a testare cose nuove. Per questo vale la pena comunque fare magari più A/B testing di tante idee che tanti multivariate di una sola idea. Piccola pausa. Esistono chiaramente dei framework per riuscire a canalizzare e tracciare tutto questo. In particolare quello che è interessante è un framework di Dave McClure basato su 5 diciamo diverse parti, step del funnel, che sono l'acquisition, che adesso rivedremo nel dettaglio tutti e 5, comunque in generale sono l'acquisition, quindi come gli utenti mi trovano, quindi riuscire a concentrarmi sul capire come farmi trovare maggiormente dagli utenti, detto in modo diverso. L'attivazione, quindi se gli utenti hanno avuto una buona esperienza nel mio servizio, o per meglio dire come posso convertire gli utenti che arrivano sul sito in utenti che poi si iscrivono. La retention, quindi come fare in modo che l'utente che si è iscritto poi torni indietro e continui a usarlo piuttosto che andare su un altro servizio. Per poi arrivare chiaramente a dover prima o poi fare dei soldi da questo servizio, quindi a riuscire a ottimizzare gli utenti che poi effettivamente pagano, e referral, che è una cosa molto importante perché è quello che poi può creare la viralità, no? La famosa cosiddetta viralità del servizio, quindi riuscire a creare tanti utenti gratuitamente, diciamo così. Quindi ognuno di questi canali ha delle diverse fonti su cui andare a agire effettivamente. Questo schema secondo me è importante proprio stamparselo, appenderselo nel muro, se uno appunto fa chiaramente questo, cioè se è una startup, se lavorate comunque in un'azienda che fa dei prodotti innovativi e così via, perché secondo me è molto interessante ogni giorno andare a chiedersi se si sta effettivamente lavorando bene, oppure concentrarsi su una specifica cosa e andare a vedere se si possono migliorare i canali, se si possono trovare nuove
nuove cose. Ad esempio, per l'acquisizione ci sono SEO, PR, email marketing tramite newsletter, affiliazioni e così via. E quindi, voglio dire, possono esserci tante altre cose che uno si può inventare ogni giorno. La retention può essere basata sul fatto di mandare email automatiche agli utenti che non usano ancora che non stanno usando il servizio, può essere basata sul fatto di mandare, di avere dei blog più o meno seguiti, RSS e così via. L'attivazione è una cosa che soprattutto invece riguarda il prodotto, quindi che riguarda il fatto di fare delle feature che possono tenere gli utenti più all'interno dello stesso, poi li vedremo più comunque nel dettaglio, no? Quindi è importante comunque avere questo schema in mente. Questo, vabbè, è un esempio, l'abbiamo già fatto, direi che ci siamo. Queste cose qui possono non essere viste effettivamente sempre nell'ordine in cui abbiamo visto il funnel. Ad esempio, è sempre Ash Moria o 37 Signals, che sono quelli che fanno Basecamp, da cui è stato fatto anche Ruby Rates, no? Sono con un focus ben preciso, cioè metti a pagamento dal giorno 1 il tuo servizio, quindi fai un servizio che sia premium dal giorno 1. Di conseguenza, la priorità con cui in questo caso bisogna concentrarsi nelle varie fasi è prima legata all'activation e alla retention, subito alle revenue e solo successivamente all'acquisizione e alla viralità del servizio. Questo perché, diciamo, come l'acquisizione non è fondamentale, se no gli utenti come fanno ad arrivare nel servizio? È perché questa teoria si basa sul fatto di avere prima dei test qualitativi, quindi andare a prendersi uno per uno 100 utenti che possono essere effettivamente interessati al servizio e quindi scegliersi, selezionarli e quindi passare subito all'attivazione, quindi andare a prendere uno per uno e capire se poi sono interessati a questo. Solo alla fine, solo quando vedo che qualitativamente le cose possono funzionare, allora vado sul quantitativo e di conseguenza mi concentro sull'acquisizione per arrivare a 1.000, 10.000, si spera a milioni di utenti. Vediamoli comunque nell'ordine originale. Quindi questo l'abbiamo già visto, abbiamo detto, l'acquisizione riguarda tutti i canali che possono creare dei link sul proprio sito. Ma questi appunto sono più che altro consigli in generale su come fare, no? La cosa importante appunto per riuscire a misurare gli utenti che arrivano, quindi non dire sono 150.000 utenti, è da dove arrivano questi 150.000 utenti, quanti gruppi di diversi utenti ci sono, come fate per farlo, cercate di usare però dove possibile, ovunque, qualunque tipo di cosa che vi possa far risalire alla sorgente, quindi usare URL univoche se dovete darle in giro, usare dei sistemi di URL shortening per poter tracciare magari anche Analytics che vi dà il tool stesso come Bitly, oppure quando proprio non possibile prendete i dati tramite il referrer HTTP, no? Quindi quando proprio una sorgente magari vi linka e voi non avete controllo, comunque c'è sempre quello da poter utilizzare. Effettivamente tutto questo poi è un costo, perché io devo capire quanto è costata la visita. La cosa più semplice è il costo del marketing, se uno usa l'advertising come Facebook Advertising, Google AdWords e così via. Però bisogna stare attenti anche al fatto che ci sono dei costi interni per altri tipi di acquisizione delle visite, quindi costa anche l'articolo nel blog che scrivo, costano anche altre campagne magari social che faccio attraverso il team o comunque con le persone che scrivono sui social network. Quindi è importante comunque sia tracciare tutti questi canali. Chiaramente la formuletta, diciamo, per rendersi conto del costo di acquisizione è il costo che ha una visita diviso il tasso di conversione, perché chiaramente quello che mi interessa poi avere è quelli che si trasformano i miei utenti che possono effettivamente fare un sign up. Per ogni canale quello che va tracciato però è il fatto che possono essere molto diversi, quindi devo riuscire a capire se conta di più il link che viene dalla newsletter, conta di più il link dell'utente che è iscritto al mio feed RSS o contano di più i link di quelli che prendo tramite social media. Quindi non posso fare di tutto un erba un fascio e quindi basarmi su questa semplice formula per tutti. Effettivamente devo farla secondo una priorità, andando a prendere le sorgenti su quello che mi porta effettivamente più vantaggio a seconda del mio servizio, no? Basati sulla scalabilità di questa sorgente. Chiaramente, esempio, se vedo che Google AdWords funziona abbastanza bene, non mi costa 20 euro e ho in cassa 1000 euro, so che prima o poi finiranno, non è così scalabile. I social media invece possono essere una cosa più scalabile se vedo che funzionano. Quindi, diciamo, le cose vanno sempre valutate secondo quello che è poi il costo, il customer lifetime value, che vedremo anche più tardi.
Quindi, questo per fare un esempio semplicissimo, se costa 3 euro per acquisire effettivamente un cliente, ma questo cliente viene da una sorgente dove mi può portare altri due clienti nuovi, quindi tramite referral, lo vediamo dopo, effettivamente il costo effettivo di quel canale è un euro, no? Quindi è costato molto meno di tanti altri che magari sulla carta sono equivalenti o magari meno costosi. Attivazioni, quindi diciamo in questo capitolo precedente abbiamo visto come portare gli utenti sul sito e come tracciare effettivamente l'efficacia di questo atterraggio. Ok, si sono iscritti, quindi nella cosa precedente, ma gli è piaciuto effettivamente il servizio, quindi come faccio a capire se effettivamente poi sei iscritto ed è finita lì oppure le cose continuano? Quindi diciamo devo capire quali sono i dati che mi dicono se un utente resterà diciamo iscritto al mio servizio e capire quanto attivo sarà nei prossimi, esempio, 3 mesi. Questi sono 2 esempi di quello che potrebbe darmi l'idea, quindi se io vedo che un utente ha più sessioni ripetute di login nel mio servizio mi può far capire che magari non si è soltanto iscritto così per provarlo la prima volta visto la prima pagina, ma magari effettivamente gli interessa o quantomeno è curioso di vedere altro. Se l'altra cosa, ad esempio, è che se l'utente è stato cercato diciamo all'interno del servizio da altri, significa che magari c'è un interesse a poter restare ancora nel servizio per altri mesi, se questo è successo nei 3 mesi successivi. Questa è una cosa interessante del libro dell'Lean Startup di Eric Ries, che a un certo punto parla appunto di quella cosa che vi dicevo inizialmente, del fatto che Facebook fosse effettivamente tuttora tanto diciamo che abbiano molti che gli vanno addosso sul fatto che non ha un modello di business effettivamente poche revenue. E la cosa interessante è che lui dice che Facebook era differente perché aveva un diverso engine of growth, perché non riusciva a non pagare nulla per i clienti, aveva un engagement pazzesco, l'abbiamo visto prima, il 75% degli utenti che tornavano ai servizi, il 90% di acquisizione il primo mese del che era in università, e quindi avevano tantissimi utenti ogni giorno che usavano i servizi e che crescevano sempre. Quindi un'altra cosa interessante da valutare è che le metriche di attivazione sono driver delle altre metriche successive, no? Quindi del referral, del retention e revenue. Quindi vediamo subito che vuol dire appunto tenere un utente all'interno del servizio. Quello che è importante è riuscire a tracciare gli utenti che non sono effettivamente registrati ma che tornano ogni tanto. Questo può essere utile ad esempio in un sito di contenuti, un grande blog, una cosa del genere, oppure a tracciare gli utenti registrati che fanno qualcosa, quindi quelli che dallo step precedente funzionavano. Questa tabella lì per lì, vedendola, può essere un po' criptica, un po' strana, però è la chiave per poter riuscire a capire il comportamento degli utenti all'interno del servizio e capire se effettivamente sta funzionando bene la retention nel mio servizio stesso. Mi ci soffermo un attimo appunto perché magari non è immediata da capire. Si chiama analisi cohort, che è una cosa che viene dalla chimica fisica, che credo inizialmente, che ultimamente è stata usata anche nell'analytics per appunto servizi in generale, prodotti, e rappresenta il fatto di prendere dei gruppi di utenti e registrare il loro comportamento nel tempo per capire come questi diversi gruppi di utenti si comportano durante l'iscrizione al servizio nei mesi successivi. Quindi va letto in questo modo. Nella parte di righe ci sono i mesi, sono raggruppati gli utenti iscritti in un tal mese. Quindi nella prima ci sono tutti gli utenti che sono iscritti nel servizio a gennaio, nella seconda a febbraio e così via. Nelle colonne c'è l'andamento degli utenti, quindi quanto questo utente è rimasto attivo nel servizio nei mesi dal primo al dodicesimo. Chiaramente questa cosa qui va a essere tagliata in questo modo perché a dicembre ho soltanto un mese, visto che sto facendo il tracking di 12 mesi. A gennaio invece ho a disposizione la statistica diciamo dei 12 mesi precedenti, quindi va a shiftare, no, nel tempo. La cosa interessante è il fatto che in questo caso è una metrica che funziona molto bene, perché vedo che gli utenti che saranno iscritti a gennaio, il secondo mese lasciano il servizio per l'80%, invece a ottobre
il 53% degli utenti restava dentro, quindi diciamo c'era stato un grande miglioramento. Questa cosa qui è fondamentale anche per capire se le diverse release del prodotto possono portare problemi o miglioramenti. Se qui io vedo che per tanto tempo le cose crescono, ma a giugno magari è un drop e ritorna come gennaio, qualcosa di strano c'è stata. Difficile che sia un caso. Magari la release di giugno ha avuto dei problemi effettivi per cui gli utenti non riescono, cioè va capito poi effettivamente all'interno di cosa è stato fatto caso per caso, però diciamo sì, è una metrica fondamentale per potersi rendere conto di come gli utenti si comportano nel tempo e quindi poter migliorare il proprio servizio o capire i problemi. Referral. Questo è come faccio a far sì che un utente all'interno del mio servizio possa portare dentro degli altri, quindi è quello che poi può innescare, se sono fortunato, la cosiddetta viralità, cosa che, come sapete, capita in rarissimi casi. I metodi per poter far sì che un utente possa invitarne degli altri all'esterno del servizio sicuramente tutti ne avete già provati voi stessi con i servizi, comunque sono fare sharing nei social media tramite magari widget all'interno del servizio stesso, fare il classico invite a friend, quello più famoso di tutti, che come esempio funziona alla grande Dropbox, no? Che regala tot giga, tot mega ogni volta che uno invita un nuovo amico. Oppure attraverso review delle app nei vari app store, che possono portare comunque sempre un ranking maggiore nell'app store stesso, e poi il famoso passaparola su cui tutti sperano, chiaramente anche gratuito, no? E quindi quello che è importante è capire il coefficiente virale, che sarebbe il numero medio di utenti che vengono referenziati da ogni cliente. Quindi facciamo un esempio: se ogni mio cliente ne invita 5 nuovi e ho un 20%, per dire tramite un invite a friend basato sulla mail, e ho un tasso di conversione medio del 20% degli utenti che effettivamente ricevono l'invito, e solo 50 che poi arrivano nel mio sito diventano effettivamente clienti, quello che ho è che il mio coefficiente virale è dello 0,5, quindi che vuol dire che ogni utente me ne porta mezzo. Come potete immaginare, se riesco a raggiungere un coefficiente virale maggiore di 1, allora questo significa che ogni cliente nella media mi porta un nuovo cliente. Quindi questo è il caso in cui ho un prodotto che può crescere viralmente, perché ogni volta che acquisisco un nuovo cliente ne acquisisco comunque sempre di più. Questa cosa, per ogni azione, feature che potete implementare nel vostro prodotto, chiaramente la potete tracciare automaticamente, nel senso che deve essere intrinseco nel link generato, nella mail automatica inviata e così via, diciamo qual è un tracking che possa rappresentare univocamente sia chi fa l'invito e sia chi poi si viene a iscrivere. Potete dare invece ai clienti delle URL univoche nei casi appunto di referral program esterni. Quello che è importante è valutare anche il ciclo virale, il tempo quindi che si basa sulla media del tempo tra un referral che poi effettivamente diventa un cliente, quindi quanto tempo ci mette effettivamente questa crescita. È ovvio che se mediamente i miei clienti fanno il referral dopo un mese che si sono iscritti al servizio e ci vogliono un altro mese per avere nuovi clienti, è diverso che se tutto questo capita giorno per giorno, quotidianamente, quindi un nuovo iscritto ne genera altri immediatamente, no? Perché il tempo è importante, quindi questo mi fa effettivamente determinare la mia viral growth. Un'altra cosa interessante è questa, effettivamente mi rendo conto facendola, che è un po' pesante perché sono tante definizioni diverse, però poi spero che almeno possano essere utili. Il Net Promoter Score invece è il numero di persone che possono effettivamente essere interessate a raccomandare il vostro servizio a un amico, quindi si basa fondamentalmente su un sondaggio, un survey che potete fare con un numero da 1 a 10 che le persone possono scegliere per dire se effettivamente sono propense, diciamo, a consigliare il vostro servizio. Quello che è interessante è di andare a valutare questo numero, questa percentuale, che è basata sulla percentuale di quelli che sono vostri, diciamo, appassionatissimi utenti che possono dare un voto da 9 a 10, meno quelli che
magari ritengono che il prodotto sia schifoso, fino a così, una cosa mediocre. E quindi questo è interessante perché ci sono, sì, non c'è l'esempio, comunque è interessante perché ci sono delle aziende che hanno come Mind.com, che non esiste da noi, che però è abbastanza famosa in America, che serve per gestire, diciamo, tutta la propria situazione finanziaria, dalla banca, la carta di credito direttamente online in modo automatico, e loro avevano ad esempio un Net Promoter Score altissimo, quando magari, ecco, non erano poi in assoluto tantissimi gli utenti iper affezionati. Questo è chiaramente è una cosa che dà più che altro un sentiment, quindi rispetto alle altre metriche che abbiamo visto non è una metrica da scrivere sulla pietra, però è un qualcosa che dà un'idea molto buona se è in aumento, e quindi facendola magari ogni settimana o ogni mese nei vari utenti che ho, nuovi o magari anche vecchi, per riuscire a capire se, diciamo, se le altre metriche poi possono tornare. Quindi, diciamo, è un modo per poter avere delle conferme, ecco. A un certo punto bisogna arrivare anche a capire come fare dei profitti, quindi come riuscire a migliorarli, diciamo, e capire come farli, cosa che ancora, per dire, sono a zero su questo. Quindi quello che è importante è capire quanto è il profitto di ogni singolo utente e come questo può essere scalato su tutti gli utenti, no? Quindi su un numero maggiore di utenti. Quindi quello che è importante capire è, su ogni cliente che viene acquisito, quale può essere questo valore. Quindi in alcuni casi può essere una singola transazione, come ad esempio un sito di e-commerce, per servizi che si basano su sottoscrizione e servizi premium, dipende anche dalla retention, quindi da quanto l'utente paga il mensile mese per mese, sulla base di quanti mesi effettivamente resta nel mio servizio. Quindi qua andiamo avanti con questa chilometrica fila di definizioni. Però del resto non potevo fare altrimenti. La cancellation rate è la percentuale di utenti che effettivamente si vogliono cancellare dal mio servizio per ogni mese, comparata col numero totale di utenti paganti, quindi chiaramente data dal fatto che il prodotto sia utile, che il servizio sia buono e che ci sia un ottimo customer care e che il prezzo sia accettabile. Quindi queste cose qua, come sapete, nel web possono cambiare spesso, perché ci può essere un nuovo servizio che esce domani che per tanti motivi e per quel tipo di clienti è migliore del mio, e quindi che può portare al drop dell'utente. E da qui arriviamo a calcolare quello che può essere, che è importantissimo, il lifetime customer value, quindi quello che è il valore del mio utente. Questo perché è importante? Perché se non ho capito il valore del mio utente che può avere alla fine del funnel all'interno del mio servizio, non posso neanche riuscire a calcolare se il costo di acquisizione iniziale per l'acquisition è effettivamente un costo sostenibile. Quindi quello che poi io dovrò andare a vedere alla fine è se il lifetime customer value, quindi quello che è il valore totale medio di un mio utente, è maggiore di quello che è il costo di acquisizione. Se questo non è così, c'è qualcosa che non va, perché prima o poi finirò i soldi e morirò. E questo si basa chiaramente sull'avere il revenue mensile dato da un utente diviso la cancellation rate. Quindi, per fare un esempio, se io ho un servizio che l'utente paga 20 euro al mese e ha una cancellation rate del 10%, in media il lifetime customer value è di 200 euro. Chiaramente questa cosa non è sempre così semplice, come abbiamo visto prima, perché chiaramente gli utenti, questo numero generico, si basa sul fatto che gli utenti siano tutti uguali. Ovviamente non sono tutti uguali, perché la cancellation rate può essere radicalmente diversa se l'utente è un utente che si è iscritto, se un utente, diciamo, che è nel mio servizio per un breve periodo, o se comunque è nel mio servizio da poco, rispetto a quelli che lo sono da tanti anni, no? Quindi che sono utenti, diciamo, più fidelizzati. Questa cosa qui è proprio utile anche da andare ad analizzare con l'analisi cohort che abbiamo visto prima, perché raggruppare diversi utenti secondo una data di iscrizione, quindi il tempo in cui sono effettivamente iscritti al servizio, mi può dare un sentiment diverso. Alcuni tool, giusto, ecco, cose magari che uno si può segnare per poter
tracciare queste cose, magari la maggior parte di voi li conosce già, comunque hanno delle, sono meno note magari delle feature legate all'analisi CORT che questi tool stessi danno, sono fondamentalmente degli strumenti di analytics basati su eventi che possono essere diciamo comparabili a Google Analytics come semplicità di integrazione base e più, un po' più complessi per essere integrati invece all'interno dell'applicazione per tracciare appunto diversi eventi basati magari sul click o le azioni in Ajax e così via. Quindi una è Keys Metrics, un altro è Mix Panel e poi ci sono altri tool sempre molto interessanti che sono proprio specifici per fare analisi CORT. In particolare questo è recentissimo, sono in beta e si chiama Pipewise. E quest'altro anche molto molto interessante è stato fatto da Ashmori, anche questo è in beta, quindi sono tutti argomenti veramente molto molto freschi perché effettivamente non esistono tool stabili o da molto tempo per fatti pensati proprio per fare il tracking di queste metriche di cui abbiamo parlato, in particolare della parte di analisi CORT. Questo si chiama User Cycle. Sono quasi arrivato alla fine? Sì, ci deve... Qui riprendo, cioè tutta la parte prima era proprio effettivamente il nocciolo della questione legato alle metriche, no? Quindi riuscire ad avere un po' i piedi per terra su cosa mi serve nella pratica, quindi avere dei consigli pratici, va rotto tanto con le definizioni, però magari se uno poi se lo vuole andare a rivedere possono effettivamente essere utili quando magari avete questi problemi nel quotidiano, no? E questa parte, queste ultime slide invece sono legate ad andare a raccordare la parte di metriche con un po' la teoria della Lean Startup. Quindi tutto questo effettivamente a cosa mi serve? Perché sono arrivato a avere tutte queste metriche, no? E perché fondamentalmente quello che devo fare io sono tante iterazioni, no? Cioè in una startup non so mai esattamente dove andrò a parare, sono quasi certo che la mia prima idea non è quella giusta e quindi devo andare avanti a capire se le prossime idee sono buone, ma per sapere se sono buone devo comunque analizzare i dati. Quindi io sono focalizzato su un'idea, devo realizzare il prodotto, però quello che è importante, quello su cui ci siamo concentrati è questa seconda parte, no? È quello di andare a misurare i dati, quindi avere dei dati effettivi da andare a misurare e capirli soprattutto, ok? Perché se le cose sono andate bene continuo a iterare su quello che ho fatto, altrimenti cambio completamente montagna. Questo è sempre una ripresa dell'in startup di Eric Ries, la cosa che chiama innovation accounting, quindi un nuovo modo di poter rendere effettivi i dati di un'azienda in fase di startup è di misurare e di sapere come poter misurare il progress, sapere quali sono come effettivamente fare il setup delle proprie milestone e come priorizzare il lavoro. Se io non ho tutti questi dati che mi possono far capire cosa sta succedendo, non riesco neanche a capire cosa posso fare, oppure posso fare come facevo fino a ieri, che mi baso sulle mie idee e poi spero. Quindi quello che è importante è concentrarsi su delle metriche macro di livello alto, quindi utenti che e semplici soprattutto, quindi mantenere il focus su queste, quindi esempio utenti che fanno il sign up quando devo fare la parte di acquisizione, piuttosto che appunto quando mi concentro sulla parte di coefficiente virale cerco di capire perché cresce o perché peggiora. E quindi tutto deve essere sempre fatto volta per volta, ogni iterazione, sul fatto di poter cambiare una metrica. E tutto questo sempre in maniera più semplice possibile. Ad esempio, una cosa che può essere importante è fare un banalissimo Google Spreadsheet con il riassunto di quello che viene fuori da ogni fase, da ogni stadio delle mie metriche per tutti, che può vedere chiunque all'interno dell'azienda e che possono darmi quindi un sentimento istantaneo di quello che succede. Questo magari è quello che uso nell'80% dei casi come report finale delle mie metriche. Quindi non occorre fare chissà quali cose mirabolanti. Probabilmente alcuni di voi lavorano in aziende che utilizzano delle metodologie agile di sviluppo del software come Scrum, ad esempio, comunque altre metodologie agile. Qui c'è uno schema di extreme programming, ma diciamo le cose non cambiano molto. Noi abbiamo parlato soprattutto della parte in alto, no? Che è un po' lo schema di come effettivamente realizzare una startup lean, quindi che si basa sul fatto di
capire, trovare quindi i propri clienti, gli utenti che sono interessati al nostro servizio, e validare effettivamente che questi clienti siano interessati al servizio e che crescano e che quindi lo siano sempre di più. E così via, torno indietro a trovarne di nuovi, a vedere se le cose funzionano, no? È l'iterazione che vedevamo prima. Effettivamente la cosa interessante della teoria della Lean Startup è usare anche delle metodologie agile per la parte di sviluppo del prodotto. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che effettivamente magari molti di voi conoscono appunto, come dicevo prima, la metodologia Scrum, dove vengono tracciate tutte queste cose, ovvero tutte le storie che vanno fatte. Quanti di voi conoscono effettivamente Scrum come metodologia? Ok, bene. Quindi diciamo, come conoscete bene, tutto inizia nell'avere delle storie che vengono date dal product owner, e queste storie vanno avanti all'interno della sprint nelle sue diverse fasi, ok? Ma il product owner queste storie qua come le pensa? Come ve le dà? No? Tutto quello di cui abbiamo parlato è quello per riuscire a capire come il product owner può prioritizzare e capire le storie da mettervi all'interno della sprint, ok? Questo in un'azienda magari grande, che ha dello storico dietro, che ha quindi dell'esperienza basata sui numeri, sulle persone e tutto, spesso e volentieri può funzionare anche solo sulla base del fatto che l'anno scorso abbiamo fatto così, quest'anno proviamo quest'altra cosa, no? Per dire. Oppure basarsi meramente su numeri business, ma nel senso aumentare il fatturato, cose molto generi. Per una startup è molto critico sapere quali storie mettere lì dentro, perché se io mi baso solo sulle mie idee o su quello che penso, molto probabilmente sbaglierò. Se non ho un metodo che mi faccia capire se in quella sprint, alla fine, le cose che inizialmente credevo fossero buone lo sono davvero, non posso capire se continuare su quella strada o se farne un'altra. Ok? Quindi, tutto questo è un esempio per dire, può essere fatto sempre avendo altre lavagne legate al prodotto, che è tutto quello che succede a monte, dove la lavagna Scrum è quello che succede a valle. Quindi io ho un qualcosa che mi rappresenta le metriche di cui abbiamo parlato finora, e poi ho i vari stadi, mi fanno capire. Adesso qui in realtà ci sarebbe un altro talk da farci su questo, per parlare di tutte le possibilità, cioè diciamo di tutte le innovazioni che qualcuno ha pensato per poter tracciare, diciamo, la parte business, un po' come effettivamente succede in Scrum con la lavagna Kanban. Però è solo per dare un'idea del fatto che è una cosa che merita in una startup di avere un'importanza molto forte. Direi che possiamo anche chiuderla qua. Perché è quello che diciamo da sempre. Ok, molti saranno interessati alla storia utente che va a prendere il caffè, però abbiamo un po' di tempo per le domande. Ciao Nicola. Ciao. Volevo sapere, si possono anche fare domande relative a Bloomberg, ma intese come problematiche? Okay. Sì, sì. Quali sono le problematiche maggiori che avete trovato per i tassi di abbandono degli utenti intesi sia come buyer che come seller in Bloomberg in questi due anni? Allora, devo dire che il tasso di abbandono, cioè gli utenti che effettivamente richiedono esplicitamente, cioè, mettiamo questo, allora innanzitutto è un caso un po' particolare, perché essendo il servizio gratuito, ovvio che il tasso di abbandono è molto diverso da quello che potrebbe essere nel caso che fosse già a pagamento. La cosa interessante, che l'ho vista proprio appunto recentemente, è il fatto che stiamo tipo di quelli che effettivamente hanno richiesto la cancellazione del servizio poco sopra l'1%, 1, qualcosa per cento. E quindi che in generale è buono, no? La cosa negativa, appunto, che però queste metriche ti fanno capire è soprattutto il perché anche solo quell'1% magari non chiede effettivamente la cancellazione. E appunto, per fare un esempio, una cosa appunto che tramite analizzare bene l'analisi corretta dei dati può dare appunto delle informazioni importanti, è che alcuni di questi utenti effettivamente si cancellano perché con Bloomberg vendono bene, fanno dei risultati e poi si fanno il proprio sito di e-commerce. Quindi effettivamente la domanda che ci stiamo ponendo adesso è come fare per riuscire a trattenere questi utenti e dare un servizio più magari avanzato, oppure no. Però sapere l'informazione ti permette poi di pensarci a meno e capire se riesci a risolverla e come risolverla, e poter di nuovo testare se la soluzione che pensate è corretta o no.
Prego. Io ho visto, ciao intanto, ciao. Ho visto nelle slide che passavi velocemente, sì, il libro 4 Hour Work Week che ho letto. Ah sì, ma questo, non me lo ricordavo che avevo messo questo. Era... No, volevo sapere se sei riuscito a applicare, insomma, bravo, i consigli di Timothy. No, infatti io questo in realtà lo metto sempre ultimamente, da un po' di tempo che lo metto sempre alla fine di ogni presentazione, e in realtà me l'avrò dimenticato questa volta che c'era, se no non l'avrei tralasciato, perché dico sempre, se qualcuno poi trova effettivamente il modo di applicarlo, che me lo dica, perché io non ce l'ho fatta. Anzi, da quando ho letto il libro, appena uscì, era il 2007 mi sembra, quando uscì in America, ho solo peggiorato la situazione, sono stato sempre di più le ore, quindi. Ma lui aveva già un'azienda che funzionava. Lui infatti, allora il suo caso particolare effettivamente, per cui tutto questo grazie che funzioni, è che in maniera anche abbastanza dichiarata nel libro, cioè questo qui si basava sul fatto che lui spiega come fare per lavorare 4 ore alla settimana, solo che il piccolo dettaglio è che lui aveva lavorato tantissimo nel creare un'azienda che poi era riuscito a far andare da solo, quindi parla di questo, fondamentalmente è facile, no? Sì, salve, buongiorno. Nella mia azienda, sostanzialmente un'azienda piuttosto datata, quindi processi agile non sono stati mai introdotti. L'idea è entrato un gruppo di programmatori più nuovi, vorremmo cominciare invece ad applicare le metodologie di sviluppo agile. Se ci sono suggerimenti particolari, perché non partendo come un'azienda nuova, introdurre delle metodologie del genere si scontra, insomma, con l'esperienza pregressa dell'azienda. Se ci sono suggerimenti per cominciare, insomma. Qua questo sarebbe un tema di cui se ne potrebbe parlare per effettivamente un'ora intera, no? Però diciamo, io come anche i due ragazzi che hai di fianco hanno provato l'esperienza di essere in un'azienda che era effettivamente senza metodologie agile e che poi abbia provato dei processi agile all'interno. Quindi diciamo, ho avuto esperienze di cosa significhi questo, e effettivamente il consiglio è, cioè, fondamentalmente il problema più grande quando vai a introdurre delle metodologie, dei processi agile lato prodotto, quindi ad esempio come Scrum, sono soprattutto le persone che non sono abituate ad avere certi tipi di meeting, certi tipi di vincoli e così via. Quando le vai a introdurre invece a livello tecnico, parliamo proprio di magari agile come in senso test driven development, che sono due cose comunque separate che possono anche non andare del tutto insieme, comunque in quel caso trovi problemi legati a il legacy magari mentale, no? Dei tanti sviluppatori più anziani, e quello non so, veramente non ti saprei dire quale delle due cose più difficili. Comunque il consiglio generale è che tutto si basa sulle persone, e quindi bisogna partire dal fatto di convincere le persone e capire come prendono le cose, e soprattutto fare le cose per step, piccoli passi, non fare insieme, ad esempio, sì, magari se appunto non esistono metodologie ad esempio di sviluppo in TDD e non esistono processi agile come Scrum, non farlo assolutamente tutti e due insieme. Fare una scelta che l'azienda fa, magari legata a cosa preferisce, se preferisce magari aumentare subito la qualità del codice, se preferisce migliorare i processi nell'azienda, perché poi l'implementazione di un processo agile come Scrum non riguarda solo la parte tecnologica, ma riguarda tutta l'azienda che deve essere aperta ad accettarlo, no? Quindi sia la parte business, la parte di marketing e così via. Quindi sicuramente prendere una decisione su cosa effettivamente dell'agile si vuole mettere in pratica, fare piccoli passi sulla cosa che si sceglie e agire sul capire come prendono le cose le persone, possibilmente facendo anche dei training prima, perché è anche molto difficile che poi l'azienda da sola riesca effettivamente a capire come muoversi, no? Sì, è difficile darti una risposta molto concisa, che è una cosa. Sì, esatto, un po' è molto vasta, sì. Sì, ok. Sì. Sì.
Ok, no, è una buona domanda, questa è un'ottima domanda, non è altro che, cioè, la domanda, ripeto, perché appunto non c'è il microfono, è se queste metriche possono essere applicabili anche a un prodotto che non esiste, o se effettivamente deve avere un prodotto esistente, un'azienda, per far sì che queste l'applicazione di queste metriche sia possibile e abbia senso. La domanda è no, assolutamente, anzi, sono molto più importanti da porsi e mettere in piedi in un modo molto semplice, no, perché magari dette così, però non tutte, facendo una selezione e focalizzandosi sulle diverse fasi, proprio anche in un prodotto che non esiste, perché proprio il prodotto che non esiste che ti fa fare delle domande su cui tu hai delle assunzioni e devi capirne i risultati, ok? Poi sulla base del prodotto ti puoi andare a concentrare o sul funnel, così come l'abbiamo visto, quindi ad esempio se per dire vuoi fare un blog, allora la cosa più importante iniziale magari è di basarti sull'acquisizione di nuovi utenti effettivamente che devono leggerlo, no? E poi ti basi sulle altre, vedere quanti si iscrivono a RFID RSS. Però è importante porsela da subito, chiaramente cominci dall'avere un'idea, no? Nel senso, io voglio fare questo, la fai, perché è una cosa devi farla chiaramente, però ti poni subito quali sono le metriche che devi andare a prendere, e dai primi utenti tu trai le prime metriche che ti fanno capire se continuare o se no. Ok, non so se ho risposto. Sì. Esatto, cioè non è che da subito tu puoi fare il customer lifetime value, le revenue, i referral, tu ti concentri su quelle che sono le prime metriche utili al tuo servizio, che appunto puoi partire dall'acquisizione, che è la cosa più classica, ma magari anche sull'attivazione. Ad esempio, adesso non ci torno indietro, però alcuni padri, diciamo così, della metodologia Lean partono proprio prima dalla parte di attivazione, perché l'acquisizione viene fatta uno per uno, prendono 50, i primi 10-50 utenti che li vai a prendere dagli amici, alla famiglia, quello che sia, e li metti davanti al servizio e vedi se effettivamente sono interessati a questo, o ci parli e capisci come procedere, no? Quindi la prima meta che può essere semplicemente il fatto che prima ancora di realizzare il tuo prodotto, prendi le prime 10 persone, gliene parli, proprio non scrivi niente, non fai niente, gliene parli e vedi che ti dicono, per dire, no? Quindi poi vanno interpretate le cose a seconda della fase in cui uno è, ovviamente. Grazie Nicola. Grazie.